Ragazzi, ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Allora, questo è ben il terzo tentativo che provo a fare il video su Battlefield 4, visto che è già due volte che mi si è bloccato il server. Comunque sia, non sono riuscito a entrare in una partita, ragazzi. Veramente pensavo l'avessero eliminata. Sono più di una settimana che non gioco a Battlefield. Invece mi ritrovo ancora questi problemi. Per me è un gioco che comunque sia ha dei valori, è veramente ottimo. Sinceramente può competere perfettamente con Call of Duty Ghost, anche se sono due FPS che si contraddistinguono per la loro diversità, comunque sia. Perché uno è una guerra più simulata che banale, ragazzi, come può essere Call of Duty. Call of Duty è più una guerra arcade, dove giocate più in singolo, dove dovete fare più voi la cosa, dovete fare voi le cose, non deve essere la squadra a cimentarsi in un'entrata, ad esempio dentro un palazzo, a uccidere tutti, ma è più sul singolo. Battlefield 4 invece è più cooperativa, più squadra, ragazzi, comunque, e quindi gli aspetti sono completamente diversi, ma possono essere paragonati sul fatto che per me sono due FPS splendidi, anche se le differenze non si possono notare, secondo me, su Rex Gen, ovviamente sono sminchiato perso. E niente, ragazzi, quindi io non posso apprezzare perfettamente questi giochi, perché comunque sia, avendo l'old gen, ragazzi, quando arriverà la next gen il 22 novembre, ne potremo riparlare, raga. Non ho uno schermo ultra balordo, gigante, ma io, ragazzi, gioco esclusivamente su schermi piccoli, perché sinceramente, raga, devo muovere meno lo sguardo per poter capire dove cazzo sono gli avversari. Più uno schermo è grande, più è difficile individuare gli avversari quando gioco in un FPS, in uno sparatutto, ragazzi. E quindi anche questo mi limita. Io sinceramente preferisco prendermi schermi piccoli per questo. Quindi dobbiamo aspettare, ragazzi, la next gen per vedere le notevoli differenze che ci saranno tra Call of Duty, Battlefield 4, quelle che cazzo è. Lì vedremo sicuramente migliorati sotto ogni punto di vista, graficamente, ragazzi. Perché io, ad esempio, adesso non la noto principalmente. A me Battlefield 4 sembra completamente identico a Battlefield 3. Call of Duty Ghost mi sembra anche quello molto simile ai vecchi, con qualche miglioria che sinceramente, diciamo, si sente le migliorie che hanno qua fatto, qualche cazzatina, che sono cazzatine, però per Call of Duty è un grande passo, ragazzi, dobbiamo ammetterlo, è un grande passo. Ovviamente le migliorie sapete quali sono, tipo la vita, ragazzi, avete visto quanto cazzo è diminuita, adesso sparate due colpetti, li lo seccate proprio alla grande. Qui ad esempio su Battlefield rimane sempre la stessa vita, che ci vuole un anno per ammazzarli, non so perché, ragazzi. Le mappe sono ingrandite, avete visto, su Call of Duty, sono un pochettino diverse, sono più su piani, diciamo, non è tutto un unico piano terra, ma ci sono vari piani, magari di palazzi, due, tre piani, che sinceramente rendono più difficili le mappe da capire, e quindi molti, io vedo molti camper per questo, molti che si bloccano in alcuni punti. Però basta parlare di Call of Duty, basta parlare di Battlefield in generale, pensiamo più a un gameplay, ragazzi, andiamo a divertirci un pochettino in multigiocatore, che chiamo multigiocatore. Andiamo su una partita veloce e ovviamente facciamo una death match a squadroni, ragazzi, perché la mappa è piccolina, ci divertiamo di più, è più frenetico e possiamo ammazzare più gente. Andiamo su death match a squadroni e partiamo subito. Eccoci, ragazzi, siamo su Crepuscolo in death match a squadroni. Ovviamente vedete che la mappa è ritagliata piccola piccola, quindi mettiamoci a salto, ragazzi. Cerchiamo di uccidere un pochettino di gente. Allora, scendiamo qui giù, ragazzi. Se magari mi togli questa cosa della modalità di fuoco, grazie. Olè. Ok, allora ce n'è uno qui. Ok, va bene. Ma dove cazzo ne sei uscito? Uno Spider-Man, ragazzi, mi è arrivato dal cielo. Allora, dai, andiamo subito con l'assalto, ragazzi. Allora, io ho sbloccato questo M27, che è una bestia, raga, ve lo giuro, una bestia. Ma belli, i miei colpi sono cartapesta, ragazzi. Ma ti stanno arrivando i proiettili, perché non vedo neanche la X. Veramente, questa cosa mi complica un po' pochettino le cose, perché non mi dà neanche la X dell'avversario che lo sto beccando, quindi penso che stia laggando talmente tanto che neanche me lo veda. Dai, mi fai rientrare. Oh, andiamo. Cosa vi ho detto, ragazzi? Dai, questa cosa è la cosa brutta del gioco.
Bello, non muori! Oh! Alleluia, miracolo! E lui un colpo mi secca. Un colpo mi secca. Ammazzalo almeno! Fammi felice! Non me ne sbatte un cazzo di questi punti, ragazzi! Questa iconetta che... Un soldato non riesce a saltare questa... Ok, ce l'ha fatta. Vai, alzati, zio! Devi vivere! Olè! Vai, zio, rialzati anche tu! Grande! E me ne togli queste medagliette di merda! Cazzo! Che palle! Non muore. La gente, ragazzi, muore quando cazzo vuole. Ah, allora, l'M416, ragazzi, si chiama. Non mi ricordavo neanche come cazzo si chiamasse quest'arma. Vi giuro che... Allora, adesso, ragazzi, usiamo questo giochino. Prova a venire, stronzo. Prova a venire. Oh! Questa è una delle armi veramente delle migliori che abbiano fatto in questo gioco. Perché ammazza subito. Me ne sono reso conto da subito, ragazzi. Veramente uccide in un paio di colpi. Anche se certe volte ovviamente bisogna sparare tutto un caricatore. Però capita molto meno delle altre armi, ragazzi. Io ovviamente sono troppo... Sono molto abituato alle... Alle armi, ragazzi, di Call of Duty. E soprattutto alla scivolata che fa in questo modo, che andò B, ragazzi. Ma perché? Non conosci quelli che giocano a Call of Duty, Cristo! No! Mi hanno ucciso, ragazzi. Comunque sia, 9-3, ragazzi, stiamo giocando benissimo. E riprendeci la mano, ragazzi. Perché veramente, io... Basta con questi personaggi da scelta... Faccio cagare. 30 anni per uccidere un avversario. Come cazzo faccio a sparare un paio di colpi a lui e poi ammazzare l'altro? È questo, ragazzi, che complica il tutto. E basta con questi cazzo di suggerimenti. Non me ne sbatte una minchia. Non ammazzarlo, tranquillo. Ok, almeno... Grande, vai. Dio, ti salvo io. E salta, Cristo, sei una sega. Non sai neanche salire un palazzi. Ah, un compagno, ok. Perché c'hai il bazooka in mano? Vorrei capirlo, zio. Buh. Non saprà mai, ragazzi. Allora, io salgo qui sopra. Perfetto. Allora, c'è l'ascensore, ragazzi. Può chiamare l'ascensore? Ma si apre, ci sono i nemici. No. Ma grande! Spacca, spacca, scappa! Dai, piante di merda! Ma vaffanculo! Piante di merda! Ma vaffanculo! Pezzi di ferro quelle piante! Che cazzo! Manco fossero di plasma! Muori, stronzo! Ti salvo io, zio! Vai! Grande! Ma com'è? Come hai fatto? Cioè, veramente... Ma cosa spari che non lo suggerirei mai quello? La solita... Basta con questi suggerimenti dai miei coglioni. Non so neanche come togliere, ragazzi. Ditemi come si tolgono questi suggerimenti di merda. Allora, sono qui. Muori, grande! Oh, è il mio compagno. Ancora! Ste palmette, che cazzo! Ma guardate come... No, bellissimo, guardate la minchiata! Oh! Ma non mi fai neanche osservare le palmette! Comunque sì, ho capito che la mia squadra è una cacca. Dai, 3-10, dai! Niente! Ah, almeno uno l'ho ucciso! Almeno uno l'ho ucciso, cazzo! Almeno uno! L'hanno anche rianimato, ma porca puttana, ma l'hanno anche rianimato. Ma la smetti di portarti un pezzo di cemento con te? Non stiamo giocando a calcio. Sali, zio. Sali! E sali, cazzo! C'è nessuno. Andiamo qui, ragazzi. Dai, 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 dai.
Porca di quella puttana. Andiamo qui. Oh, tranquillo. Ma la smettete di lanciare granate. La finite come i nabbi di Call of Duty. Lancia granate in testa. Qua. RPG di tutto. Ma che cazzo! Ma me lo metti il colpo in sì, il automatico! Minchia, ma che palle! Non vedo l'H, esca il controller della Xbox One, ragazzi, che almeno la croce direzionale è fatta bene, minchia! 30 anni, cliccando per mettere in automatico! Ma porca puttana! Ma che cazzo! Ma merda, le palmette di ferro! Ancora! Ancora colpo singolo! L'ho ricliccato! L'ho ricliccato e non entra! Ma porca puttana! Oh, automatico! Dopo 30 anni! A parità finita, ragazzi! A parità finita! Grande! Questo sì che si chiama velocità dell'azione! Sì! Grande! Dai, dove siete? Che vi vengo a inchiappettare a pressione, brutti stronzi. Cosa sta... E muori! Puttana Eva. Grande. E ovviamente ce l'ho dietro. Ovviamente ce l'ho dietro, ragazzi. Cosa potevate aspettarvi, cazzo? Si è fatto il teletrasporto, ragazzi. Si è fatto il teletrasporto. Grande. Beh, bello, finito. Complimenti alla mia squadra, grande, grande, i migliori. Migliori, ragazzi, non si può dire altro. Vabbè, pensate che sono ancora a livello 5. Bam, saliamo fucili d'assalto, ho sbloccato il salvettuno. Pensate quanto cazzo di tempo ci vuole a salire di livello. Un anno. Ragazzi, un anno per arrivare forse a livello 30. Io ci ho messo un anno per arrivare a livello 35-40 su Battlefield 3. Adesso non mi ricordo bene. Comunque sia, ragazzi, 19-12, veramente è andata bene. Andiamo su, vuoi abbandonare la partita? Ok. Andiamocene via, ragazzi, perché veramente abbiamo finito la partita. Mi sono veramente divertito. Ma ho fatto un bel po' di kill, ragazzi. E questo è l'importante. Comunque sia, spero che il video vi sia piaciuto, su Battlefield 4 ovviamente, per gli amanti di Battlefield 4, ragazzi, io amo, sinceramente mi piace giocare di più a Call of Duty Ghost perché è più divertente, Battlefield 4 è più tattico, però ragazzi mi fa piacere anche fare qualche volta una partitella se magari non mi si frizza tutto il gioco e la Xbox. E quindi ragazzi iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video. Da Curanovate è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao raga!